Buon pomeriggio, sono Andrea Persichella, assessore del comune di San Maurizio Canavese, e oggi anche il comune di San Maurizio ha deciso di aderire alla campagna Io non rischio, una campagna portata avanti dalla Protezione Civile Nazionale che trova tutte le varie protezioni civili impegnate sulle varie piazze. Siamo qui con Piero Colombrita, nostro referente del gruppo di protezione civile, che ci spiegherà quelle che sono state le analisi fatte e gli obiettivi che ha avuto questa campagna. Certo, grazie Andrea. Allora, questa è la campagna nazionale Io non rischio, di cui hanno partecipato un gruppo di volontari, di cui Michele, che sarebbe il referente di piazza, e lui adesso illustrerà tutta la campagna Io non rischio. Col gruppo comunale di San Maurizio ci siamo occupati quest'anno, come negli anni precedenti, della campagna Io non rischio. Due parole brevissime su questa campagna. La campagna Io non rischio è una campagna che parte a livello nazionale e si sviluppa poi a livello regionale, provinciale e anche nei comuni. L'intento di questa campagna è quella di far conoscere e informare la popolazione, la cittadinanza, su quali sono i rischi potenziali dovuti alle varie calamità naturali che possono avvenire sul territorio, per poi dare informazioni sul come muoversi in queste situazioni, sul come prima dell'evento, durante l'evento e il dopo evento come comportarsi. Noi a livello comunale abbiamo aderito, secondo l'indicazione della Regione Piemonte, su quelli che sono i rischi che sono stati da loro individuati. Principalmente sono il rischio alluvione, il rischio incendi boschivi, il rischio maremoto, vulcanico e terremoto. Per la nostra area geografica ci siamo concentrati su quelli che possono essere i nostri rischi principali, che sono sicuramente l'alluvione, l'incendio boschivo ed eventualmente il terremoto. E da lì abbiamo sviluppato quella che è tutta la direttiva della campagna per poter dimostrare e insegnare alla popolazione come muoversi. I ragazzi delle scuole hanno partecipato con noi e ci hanno dato una grossa mano, perché avendo prodotto tutta una serie di disegni hanno potuto dare la visione da parte dei più piccoli di quelli che sono appunto questi rischi di queste calamità e sul comportamento che bisogna tenere sia loro sia le loro famiglie, sensibilizzando il tutto. Un'altra cosa che noi abbiamo portato alla luce in questa situazione, che secondo noi era importante, era il fatto che primis il nostro comune, quindi il nostro gruppo di protezione civile, ha un piano di protezione civile che è disponibile a tutti sul sito, che può essere consultato, e noi l'abbiamo portato in piazza stampando alcune brochure, alcune diapositive per far capire cosa sviluppa questo piano, che aiuta appunto la popolazione a comportarsi durante le calamità naturali e insegna come fare. Un'altra cosa che abbiamo sottolineato noi come Comune di San Maurizio, in una particolarità importante, che il 60% dell'aeroporto Città di Torino, che in teoria tutti ritengono sia di Caselle, insiste sul territorio comunale di San Maurizio, e di conseguenza siamo andati ad analizzare quello che può essere un eventuale problema di una non calamità ma un rischio importante, che è la caduta degli aerei. E da lì abbiamo sviluppato, secondo appunto la direttiva della regione, le linee del tempo, che sono nient'altro che delle informazioni andando a valutare nel tempo quali sono gli incidenti che sono avvenuti e come ci si è dovuti comportare. Di conseguenza abbiamo approfittato della fiera d'autunno per portare avanti questa campagna Io non rischio, che fondamentalmente, oltre ad essere una campagna mirata, è anche una campagna 365, cioè una campagna che va a sviluppare 365 giorni all'anno l'informazione alla popolazione, in modo che tutti siano edotti su come comportarci. Questo è quanto noi abbiamo cercato di fare in questa giornata un po' rovinata dalla pioggia, che però siamo riusciti a gestire comunque per bene.
E in ultimo voglio davvero ringraziare tutti i volontari per questo lavoro enorme, questo studio, un lavoro che ha impiegato mesi i ragazzi, i volontari. Ringrazio davvero molto le maestre, l'Istituto Comprensivo, che aderiscono sempre con piacere alle campagne, a queste campagne di protezione civile, e ringrazio anche il nostro comandante della Polizia Municipale per il supporto che ha dato a tutto il gruppo. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima piazza di Io Non Rischio.